Fabrizio, abbiamo avuto una grande idea. Sì, una grande idea, poi portare voglio dire. Portare panettone e mascarpone. Quanto lavora? Forse magari oggi riesce anche buongiorno a riposarsi un pochino. Ciao, bentornati, ciao. Guarda qua. Ti hanno portato il regalo? Sì, ma è già passato Natale. Infatti non sapevo più cosa farmene. Ecco qua un bel panettone, tutto per Abbiamo preso anche il mascarpone. Sì, allora, a parte il mascarpone, mentre entravo il regista mi ha detto: sì, ma digli che non c'entra niente col panettone, casomai col pandoro. Stiamo facendo un programma. Però di... tu potresti proporre degli abbinamenti alternativi se ti porto già le cose scontate. Ma perché? Anno nuovo e abitudini vecchie. Facciamo così. Andate che adesso qua facciamo il nostro dolce. E quindi bentornati a un'altra puntata di Carta da Zucchero. Per la ricetta di oggi noi stiamo facendo un po' tutto un passaggio di quello che è la pasticceria. Ci mancava una ricetta base della pasticceria, che è la ricetta dei bignè. Per realizzare questa ricetta abbiamo bisogno di 250 g di acqua. Dopodiché utilizziamo 150 g di farina, 100 g di burro e da ricetta sono 200 g di uova intere, sono circa 4 uova. Allora, il procedimento è abbastanza semplice, si tratta di iniziare mettendo l'acqua e il burro sul fuoco. Utilizzo la piastra induzione, che è un pochino più veloce. Quindi una volta raggiunto il bollore dovremo unire la farina tutta in una volta. E mescoliamo. Si crea un impasto che è abbastanza duro, ha una densità simile a quella di un purè, quindi abbastanza consistente. E una volta che abbiamo incorporato tutta la farina, rimettiamo la pentola sul fuoco per ancora 1-2 minuti, fin tanto che si forma sul fondo della pentola una leggera pellicola. Si inizierà a sentire quindi che il fondo della pentola inizia a friggere, perché il burro che abbiamo all'interno inizia a sciogliersi, inizia a friggere, e a quel punto quindi possiamo staccare il nostro composto. Non so se con l'audio mi avvicino, non so se si sente lo sfrigolio, per cui sta iniziando a friggere, quindi lo stacco e lo tolgo dal fuoco e a questo punto velocizzo il procedimento utilizzando la planetaria. Il concetto è, se non avete la planetaria, questo impasto dovete farlo raffreddare e una volta che scende sotto gli 85 gradi potete iniziare ad aggiungere le uova. Le uova vanno inserite poco per volta. Avendo però a disposizione la planetaria la utilizzo, così lavoriamo un po' più comodi, e quindi inizio a far girare l'impasto. In questo modo raffredda più velocemente perché incorpora aria fredda e posso unire le uova poco per volta. Una volta che abbiamo finito di incorporare le uova, l'impasto dei bignè è pronto. Allora, preparo una teglia con carta da forno e un sac à poche. Questi qua sono comodissimi perché sono quelli usa e getta. Posso anche non mettere la bocchetta. Riempio un pochino di impasto la sac à poche, faccio un taglietto. A questo punto sulla teglia formiamo i bignè. Faccio abbastanza piccoli, quindi come se fossero delle mignon. Tenete conto che poi in cottura un pochino si gonfiano. E
una volta che ho formato la teglia, dovrò cuocere i miei vignè a circa 180-190 gradi per 15-20 minuti. Dovete controllare che siano abbastanza secchi, perché altrimenti, tolti dal forno, se si rimangono ancora bagnati, si abbassano completamente. Andiamo a mettere in forno, ci vediamo dopo. Abbiamo aspettato 15 minuti, questo è il risultato. Quindi abbiamo fatto questi bignè, in questo caso sono vuoti, però era per farvi vedere come realizzare semplicemente un impasto base della pasticceria. Richiamiamo magari Fabrizio e Debora, così vediamo cosa ne pensano. Eccoci, bentornati. Hai preparato i bignè? Sì. Allora, quindi, bravissima, bignè, una ricetta base della pasticceria, per cui non poteva mancare all'interno di carta da zucchero, e in realtà anche la preparazione è semplicissima, perché abbiamo messo l'acqua e il burro sul fuoco a scaldare, una volta che ha raggiunto il bollore abbiamo unito la farina. Abbiamo continuato a mescolare, rimesso un paio di minuti sul fuoco e dopodiché, continuando sempre a mescolare, unito le uova poco per volta. Ottenuto l'impasto, abbiamo formato i bignè e messi a cuocere a 180 gradi per circa, in questo caso, 15 minuti, perché erano piccolini. Allora, dai, salutiamo a casa, invitiamoli, come sempre, i nostri telespettatori a provare, appunto, a ripetere a casa le nostre ricette, quindi in questo caso provate a preparare anche voi i nostri bignè per poi postare foto o video sulla nostra pagina Facebook Tu Come Lo Fai, oppure con l'hashtag Tu Come Lo Fai, quindi pubblicando foto e video su Instagram. Settimanalmente tutte le persone che avranno postato le foto avranno la possibilità di venire qui da noi in studio e farci vedere i propri lavorati e soprattutto anche darci la possibilità di assaggiarli. Potete provare il bignè col mascarpone e portarcelo a questo punto. Ottimo. Va bene, dai. Allora vi salutiamo, vi diamo appuntamento a settimana prossima per un'altra puntata di Carta da Zucchero. Ciao. Ciao, ciao.